Cinque anni fa venivano canonizzate Santa Maria Alfonsine Ratas, fondatrice dell'Ordine delle Suore del Rosario, e Santa Mariam Bawardi. Per commemorare l'evento, una santa messa è stata celebrata presso il monastero di Nostra Signora del Rosario di Gerusalemme, presieduta dall'amministratore apostolico del Patriarcato Latino, Monsignor Pier Battista Pizzaballa, alla presenza delle suore della congregazione presenti nella Città Santa. Now in this period of difficulties due pandemic we are learning In questo periodo di difficoltà causato dall'epidemia, impariamo dalla forza della figlia della Chiesa di Gerusalemme. Ha superato difficoltà, vissuto guerre, ma è sempre stata in grado di creare qualcosa di nuovo per il popolo di Gerusalemme, in particolare per la comunità cristiana in Medio Oriente, in Giordania, Palestina, Libano. For the people of Jerusalem and especially for the Christian community in all Middle East, in Jordan, Palestine and Lebanon and so on. La Congregazione delle Suore del Rosario è un ordine monastico arabo. La salita agli onori degli altari della palestinese Santa Maria Alfonsine Ratas ha riempito di orgoglio i cristiani locali. أول رسالة لهذه القديسة البقاء Il primo messaggio di questa santa è stato di rimanere nella nostra terra. Amava l'umanità, amava le parrocchie, amava questa terra santa. È rimasta attaccata a questi luoghi e ha lavorato attivamente nell'educazione cristiana, in particolare l'educazione delle ragazze. Cinque anni dopo, oltre alla gioia, c'è una specie di spiritualità molto profonda. La commemorazione di questa canonizzazione ci riporta a rileggere l'eredità spirituale che la nostra fondatrice ci ha lasciato. Nella sua omelia, Monsignor Pier Battista Pizzaballa ha elogiato le opere e le attività svolte da Santa Maria Alfonsine, specialmente nelle scuole. Insieme a lei era stata canonizzata Santa Mariam Bawardi, Maria di Gesù Crocifisso, originaria della Galilea. Mariam Alfonsina Danil Gatas et Mariam a Gesù Crocifisso Bawardi. Durante i cinque anni successivi alla canonizzazione abbiamo portato la reliquia di Santa Mariam Bawardi nel mondo per parlare dei cristiani di Palestina, i cristiani di Terra Santa. Abbiamo visitato il Medio Oriente, l'America Latina e gli Stati Uniti e così Santa Mariam Bawardi ha potuto far conoscere in tutto il mondo la presenza dei cristiani in questa Terra Santa. È un'occasione molto bella in cui diciamo alla nostra gente, ai membri della nostra chiesa ovunque si trovino, che la santità è possibile. Possiamo diventare santi solo vivendo le beatitudini. Vivere le beatitudini significa che mettiamo le nostre anime nelle mani del Padre Celeste e confidiamo in Lui. Significa anche lavorare per portare pace, amore, armonia e unità in tutto il mondo.